centinaia le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppe Mancino, morto a seguito del crollo della volta della chiesa di Pietracatella. Giovedì lavoratori e sindacati in presidio davanti alla prefettura per dire basta alle morti bianche. Per i magistrati contabili, senza risorse, la riforma delle province potrebbe mettere a rischio i servizi di primaria importanza per i cittadini. Rilievi anche al decreto legge enti locali. Ha fatto tappa a Termoli il ciclo di eventi di comunicazione e sensibilizzazione contro gli incendi boschivi che rientrano all'interno del progetto Holistic, un programma europeo a cui ha aderito anche la Regione Molise. Bentrovati con l'informazione di Molise TV, apriamo il nostro telegiornale con le immagini dei funerali di Giuseppe Mancino. Centinaia le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto al 53enne di Riccia che ha perso la vita in seguito al crollo della volta della chiesa di Pietracatella. Vediamo. Centinaia le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppe Mancino, il 53enne di Riccia che ha perso la vita dopo un volo di 10 metri dalla volta di Santa Maria di Costantinopoli. Gremita la cattedrale del paese Fortorino, dove Monsignor Giancarlo Brigantini ha officiato la messa. Parole dense di significato quelle dell'arcivescovo. Così questo artigiano, operaio travolto dalle pietre che sono state poste con sudore e sacrificio dall'uomo devoto, è salito al cielo con serenità, con la consapevolezza di aver dato la vita mentre compiva ciò in cui credeva, con la stessa passione di ogni giorno, con un pizzico di trepidazione, ma anche con la serenità che il lavoro delle sue mani aveva senso e continuava a dare, tra le mura di quella chiesa, speranza a tanti che in essa si rifugiavano. Una realtà dura da accettare per la famiglia di Giuseppe e per l'intera comunità riccese, dove è stato proclamato il lutto cittadino come segno di dolore e vicinanza, ha precisato il sindaco Micaela Fanelli, che ha aggiunto: ora tutti i pensieri di speranza e le preghiere di chi crede siano rivolti ai due amici che ce la devono fare. I due colleghi di Mancino, anch'essi dipendenti della Nifra Costruzioni, sono ancora ricoverati al Cardarelli di Campobasso in condizioni gravissime. Le parole a volte non bastano, ha commentato il consigliere regionale delegato alla ricostruzione Salvatore Ciocca, amico della vittima. Non riescono a racchiudere tutto quello che invece si vorrebbe dire alle famiglie mute nel dolore della perdita, a chi urla la propria paura, a chi piange per un'assenza che non potrà mai essere colmata. Intanto proseguono le indagini degli inquirenti per l'incidente, è stato aperto un fascicolo dalla procura di Larino. Tre le persone indagate, la titolare della ditta, il responsabile della sicurezza e uno dei due operai feriti. Omicidio colposo e lesioni gravissime, le ipotesi di reato a loro carico. Le morti bianche non si devono assolutamente evitare, tutti ai vari livelli ci dobbiamo impegnare per il raggiungimento di tale obiettivo, in quanto in un paese cosiddetto civile, dopo una morte così atroce, ci sentiamo tutti sconfitti. E quanto si legge nella nota stampa dei sindacati, dei lavoratori di CGIL e CISL e UIL, che hanno organizzato per giovedì 6 agosto a Campobasso un presidio sotto la prefettura a partire dalle ore 10. Le sigle sindacali unitamente ai lavoratori hanno quindi chiesto al prefetto di Menna di essere ricevuti per esporre tutte le problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro affinché si ponga un rimedio definitivo a queste mattanze. E torniamo ora a parlare di province e dell'allarme della Corte dei Conti. Per i magistrati contabili potrebbero non essere garantiti servizi di primaria importanza. Rilievi anche al decreto legge enti locali. Vediamo. Senza risorse, la riforma delle province mette a rischio i servizi forniti finora ai cittadini. Lo ha evidenziato la Corte dei Conti nella relazione sulla finanza locale inviata al Parlamento, sottolineando lo stato ormai di emergenza. La Suprema Magistratura Contabile ha ritenuto infatti che le risorse a disposizione delle province a riordino non concluso rischiano di non bastare a garantire servizi di primaria importanza. In particolare, senza ulteriori interventi, la forbice tra risorse correnti e fabbisogni
fabbisogno, tende a una profonda divaricazione difficilmente sostenibile per l'intero comparto. Di relativa efficacia appaiono le misure, secondo la Corte dei Conti, previste nel decreto enti locali sul trasferimento di personale della Polizia Provinciale e quelle sulla modulazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità per il 2014. Inoltre la Corte ha ricordato di aver già lanciato un allarme in tal senso con la specifica relazione svolta sulle province, che è stata anticipata rispetto all'intero esame della finanza locale proprio per ragioni connesse alla situazione di criticità legata all'attuazione della riforma del Rio. A poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, numero 56, contenente disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, che ha ridisegnato confini e competenze dell'amministrazione locale, la Corte dei Conti ha sottolineato come il progetto stia incontrando ritardi e difficoltà nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle province. A rischio dunque i servizi di primaria importanza, un campanello d'allarme più volte sottolineato anche in regione dai rispettivi presidenti delle province di Campobasso e Isernia. A ribadirlo anche la conferenza delle regioni e delle province autonome, tornata a riunirsi lo scorso 31 luglio a Roma. Una notizia di cronaca, tragedia intorno alle 10 di questa mattina a pochi chilometri da Guardia Reggia. Un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote mentre percorreva una curva ed è finito giù da un ponte. Per l'uomo di circa 35 anni non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Boiano e i vigili del fuoco. E cambiamo argomento, ha fatto tappa a Termoli il ciclo di eventi di comunicazione e sensibilizzazione contro gli incendi boschivi che rientrano all'interno del progetto Holistic, un programma europeo a cui ha aderito anche la regione Molise. Vediamo. Gli incendi boschivi ogni estate balzano agli onori della cronaca ed è proprio per contrastare questo fenomeno che la regione Molise ha aderito al progetto Holistic. Si tratta di un programma di cooperazione trasfrontaliero denominato IPA-Adriatico. Tale progetto si occupa della prevenzione e mitigazione dei rischi naturali con riferimento particolare ai danni causati dagli incendi boschivi. Un progetto che si occupa dei rischi naturali collegati a due fenomeni principali, incendi boschivi da una parte e rischio sismico, quindi terremoti dall'altro. La regione Molise ha aderito principalmente a questo, al primo tema degli incendi boschivi, tenuto conto appunto della particolare predisposizione anche della regione a questo fenomeno che ogni anno fa registrare eventi anche dannosi di rilevante entità. Quindi la finalità del progetto, ripeto, insieme ai partner, ha proprio lo scopo di mettere a punto delle tecniche comuni, dei manuali, delle linee guida di intervento e non solo nelle attività di prevenzione e di allertamento, ma anche di gestione selvicolturale, di gestione dei boschi soprattutto, quindi al fine di ridurre il rischio incendi, in modo da poter testare, sperimentare queste tecniche innovative e poi replicarle eventualmente negli altri paesi, nelle altre regioni italiane. Il progetto prevede anche l'installazione di un circuito di videosorveglianza nelle due aree più a rischio del territorio molisano, quella Venafrana e quella insistente tra i comuni di Petacciato, Termoli e Campomarino. Ma il programma non si concentra solo sugli incendi boschivi, infatti ampio spazio è dato anche al rischio sismico. I prossimi incontri si svolgeranno lunedì 3 agosto a Trivento e mercoledì 5 agosto a Riccia. D'ora la cronaca, intensa attività per gli uomini della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Municipale di Termoli che in un'operazione congiunta hanno avviato una serie di controlli lungo i litorali cittadini. L'operazione è volta a reprimere reati che specialmente in estate si presentano sul territorio, ha portato al sequestro di 509 capi di abbigliamento femminile, 213 costumi da donna e circa 100 pezzi ascrivibili ad attrezzature balneari di varia tipologia. A margine dell'operazione è raccolta anche una querela per danneggiamento e identificate 10 persone comunitarie e non. E ancora cronaca, aveva messo a segno una serie di truffe incassando tra l'altro assegni INPS destinati ad altre persone sia in provincia di Isernia sia nel casertano e nel napoletano. A finire in manette una donna di 34 anni di Venafro. Vediamo.
si è guadagnata l'appellativo di Lady Truffala, 34enne di Venafro, finita in manette a seguito di minuziose indagini condotte dai militari del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. La donna ha messo in atto una serie di truffe tra le province di Isernia, Caserta e Napoli, mediante l'utilizzo di documenti contraffatti. Nel corso delle indagini è emerso che la 34enne aveva anche incassato assegni INPS destinati ad altre persone, sostituendosi quindi al reale beneficiario. Il modus operandi è stato il medesimo in diverse ghiotte occasioni. A Rocca Monfina, in provincia di Caserta, Lady Truffa era venuta illecitamente in possesso di assegni relativi a rimborsi dell'ente previdenziale. Fatto analogo, la truffatrice lo ha commesso a Volla, in provincia di Napoli, dove ha incassato un assegno di maternità emesso in favore di una giovane donna del posto. E ancora ad Aversa, in provincia di Caserta, dove la 34enne ha prodotto documenti attestanti falsamente rapporti di lavoro con extracomunitari, al fine di fargli ottenere permessi di soggiorno dietro compenso. Un bel giro d'affari, pagato però a caro prezzo. La donna, infatti, è stata trasferita in carcere in virtù dell'ordine di carcerazione eseguito, dovrà scontare una condanna alla pena detentiva di circa 4 anni di reclusione. E ci spostiamo ora a Campobasso. Ha riscosso un ottimo successo lo spettacolo Vele Leggiamo, la vera storia di Capitan Prop, inserito nel cartellone degli eventi estivi dell'amministrazione comunale nel giardino del Museo Sannitico. Si sono divertiti sia i bambini sia i grandi, ha affermato l'assessore comunale alla cultura Emma De Capua. È stato uno spettacolo teatrale altamente educativo, volto alla divulgazione letteraria e all'importanza che anche i più piccoli si debbano avvicinare alla lettura e al teatro, culla del sapere. Il bilancio del primo dei 2 mesi di programmazione estiva, ha concluso l'assessore De Capua, è ampiamente positivo. Ora iniziano gli eventi del mese di agosto, altrettanto interessanti e da vedere come quelli che hanno caratterizzato il mese di luglio. E cambiamo argomento, torniamo sulla celebre festa del grano. Dopo la ricorrenza dell'evento, positivi i risultati ottenuti per l'edizione 2015. In occasione della festività è stato consegnato con una toccante celebrazione eucaristica all'ottavo premio internazionale La Traglia Etnie Comunità al vescovo di Baghdad, Monsignor Sacco. L'amministrazione regionale dovrebbe incentivare maggiormente questi eventi, è il commento del vescovo Bregantini. Vediamo. Anche quest'anno la festa del grano in occasione di Sant'Anna a Jelsi ha riscosso grande successo. Molti visitatori e turisti accorsi nel piccolo paese molisano per vedere e fotografare le celebri traglie. Di rilevante spessore inoltre gli eventi collaterali che nascono dalla secolare festa del grano. In particolare ricordiamo l'ottavo premio internazionale La Traglia Etnie Comunità, che quest'anno è stato consegnato a colui che tanto si è battuto per il dialogo interreligioso, Signor Luis Sacco, vescovo di Baghdad. Un evento caratterizzato da una celebrazione eucaristica toccante che ha visto la partecipazione di molte personalità di spicco a livello regionale come l'onorevole Venitelli, ma anche internazionale come l'ambasciatore dell'Iraq presso la Santa Sede. Una giornata all'insegna della pace che ha tanto emozionato anche Monsignor Bregantini, presente all'evento. L'arcivescovo della diocesi Campobasso Boiano non ha perso occasione per fare un appello alla regione affinché l'istituzione ceda ampi spazi e la giusta importanza a eventi di tale spessore. Un miracolo di identità e di coraggio che è premiato dal fatto che ogni anno questa fama cresce, il numero delle persone che vengono, specialmente quest'anno che era domenica, è eccezionale. Inoltre insegna a come fare le feste popolari, puntare poco sulle cose di piazza, molto sulla cultura. E la regione dovrebbe capire che non può redistribuire i fondi in maniera così a pioggia, ma deve dire questo paese merita 10, questo paese merita 2. Allora cresce veramente il Molise, premiando chi produce, non chi consuma cultura. Siete davvero fortunati, ha detto e dichiarato, diciamo, Monsignor Sacco durante la sua premiazione. Infatti noi godiamo di un bellissimo territorio, di aria pulita, ma alle volte tutto viene sottovalutato. Lui ci ha detto: guardate che voi avete una cosa bellissima, siatene degni di custodirlo, degni di valorizzarlo,
degni di goderlo, perché la pace che c'è qui a Baghdad non c'è. E allora lui fa subito il confronto e dice: ma guarda un po', cosa vi manca? Forse vi manca la consapevolezza di sapere quanto avete. E si terrà mercoledì 5 agosto a Pietracatella il Vicolo in Vita, l'evento organizzato dalla Proloco Pietramurata. Il borgo antico, ormai vissuto dai pochi residenti durante tutto l'anno, viene riempito di colori e musica. Lungo il percorso si troveranno artisti di strada, musicisti di vario genere, attrazioni per grandi e piccini, un mercatino di prodotti d'artigianato e gastronomici molisani. Inoltre sarà possibile visitare la chiesa di San Giacomo, risalente al XIII secolo, sede del crocifisso ligneo che è stato posizionato sull'altare a Campobasso durante la visita di Papa Francesco. Musica in campo, questo è il nome dell'evento organizzato a Campomarino dalle associazioni In Arte e Giovani in Musica con il patrocinio del Comune. La seconda edizione si svolgerà nella serata del prossimo giovedì 6 agosto e vi prenderanno parte giovani talenti provenienti da tutta Italia. Vediamo. È tutto pronto a Campomarino Lido per la seconda edizione di Musica in Campo, un contest dedicato ai giovani talenti provenienti da tutta Italia. Saranno 16 gli artisti in gara che si esibiranno nella serata di giovedì 6 agosto, una manifestazione che si svolgerà sul lungomare cittadino e che è stata organizzata dalle associazioni In Arte e Giovani in Musica con il patrocinio del Comune Basso Molisano e inserita nel calendario degli eventi della Costa dei Delfini. Si sono iscritti da tutte le regioni, sta diventando a livello nazionale, cresce di anno in anno e sono sicuro che ogni anno andrà sempre meglio, con una qualità sempre più alta. Già quest'anno la qualità è molto alta perché ho selezionato personalmente sia i gruppi che gli artisti, i solisti, e sono molto bravi, vengono anche da varie esperienze televisive, quindi avremo sicuramente un'alta qualità canore musicale. Quest'anno la seconda edizione Musica in Campo vedrà esibirsi 6 gruppi e 9 solisti in una kermesse musicale che sicuramente allieterà i villeggianti di Campomarino Lido. Diversi premi in palio per i primi classificati sia per la categoria gruppi che per quella solisti. Premieremo i primi 3 che arriveranno dei gruppi, quindi primo, secondo e terzo più meritevoli dei gruppi e primo, secondo e terzo per i solisti. E poi ci saranno dei premi speciali come il miglior arrangiamento per i gruppi e migliore interpretazione per i solisti. Tra le novità i vincitori avranno la possibilità di aprire il concerto di Max Gazzè che si terrà il prossimo 10 agosto a Campomarino Lido. Avremo l'onore di aprire il concerto di Max Gazzè con i nostri vincitori, quindi sia della sezione gruppi che della sezione solisti. Dunque un evento che ritorna a grande richiesta a Campomarino e che sicuramente avrà una duplice veste: da un lato darà visibilità alla cittadina basso molisana e dall'altro potrà mettere in luce giovani talenti locali e non. E cambiamo argomento, l'ex trainer del Campobasso Francesco Farena ha firmato con il Torre Cuso, squadra beneventana che partecipa al campionato di Serie D. Un periodo di grandi emozioni per mister Farena che ieri è diventato papà del piccolo Davide. Ai neogenitori Francesco e Michela gli auguri dell'editore Federico Mandato e di tutta la redazione di Molise TV e al piccolo Davide un caloroso benvenuto. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da... Io quiero che stesse al mondo che conteste, dell'este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol.
Previsioni del tempo per lunedì 3 agosto. Avvio di giornata instabile con nubi regolari e possibilità di precipitazioni sparse, fenomeni che tenderanno gradualmente ad esaurirsi da nord nel corso del pomeriggio, sino a tempo variabile ma asciutto a metà serata. Schiarite in avanzamento da nord, poi in nottata. Temperature stabili o in lieve flessione nei massimi, venti moderati settentrionali. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 20, massima 27 gradi. Isernia minima 19, massima 31 gradi. Termoli minima 23, massima 29 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. A consegna assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.